si sta affermando nella nostra città un nuovo concetto di partecipazione allargata che sottende una più matura coscienza civica e civile che il movimento ICS ha inteso assecondare, dando a cittadini, singoli o associati, un luogo dove discutere e rafforzare il senso comunitario. Da questo impegno è nato il coordinamento dei comitati di quartiere, che oggi, possiamo dire, è una realtà attiva nella proposizione di soluzioni condivise per la gestione della città, che promuove un modello di condivisione civile che è stato alla base del successo di Intesa Civica Solidale. Dalla positiva valutazione di questa spontanea forma di partecipazione attiva dei cittadini dovrà derivare una presa di coscienza da parte della politica della necessità di rivedere le modalità e gli assetti della gestione burocratica amministrativa, rimandando quindi a soluzioni politiche che rendano effettiva la possibilità dei cittadini di poter essere diretti protagonisti nelle scelte che serviranno a dare un futuro al nostro territorio e alle giovani generazioni. Attivare il dialogo ed il confronto in ogni sede e luogo è fondamentale per una piena attuazione della democrazia partecipata. Come più volte evidenziato, la situazione finanziaria dell'ente necessita di una seria valutazione e di un nuovo approccio politico-gestionale per iniziare a creare condizioni per un concreto sviluppo della nostra comunità-territorio. È la città, infatti, il luogo primario in cui il singolo opera e vive, in cui sviluppa la propria personalità e la propria attività. Una città che per diventare a misura di cittadino non deve ridursi a ricettacolo d'utilità per il singolo, ma diventare sede privilegiata in cui operare per far migliorare la condizione di tutti. In questo vuole concretizzarsi l'autenticità della nostra identificazione e la proposta politica che intendiamo lanciare. Concretamente, in che modo Intesa Civica Solidale intende promuovere il territorio? Uno dei punti fondamentali del programma dell'attività di Intesa Civica Solidale è proprio l'attenzione al territorio. Il punto centrale dell'attività di Intesa Civica Solidale, del programma Intesa Civica Solidale, è appunto la partecipazione. E nel territorio la partecipazione diventa un elemento fondamentale. Oggi la partecipazione viene vista appunto come un importante modo di essere presente nella gestione della città, nella gestione nell'amministrazione della città, collaborando appunto con l'amministrazione locale. I comitati di quartiere, realtà già presenti nel territorio o realtà che debbono nascere appunto nel territorio, diventano una risorsa importante per l'amministrazione. Un punto principale del programma è appunto quello di far nascere nel territorio i comitati di quartiere, promuovere questa risorsa. Il comitato di quartiere è una realtà presente, legata al territorio, che vuole far emergere le peculiarità di un quartiere, le potenzialità, la ricchezza a livello di monumenti, a livello di associazioni, nonché a tutte quelle realtà che possono essere una risorsa per la città. Nella nostra città abbiamo tanti comitati di quartiere e Intesa Civica Solidale ha voluto promuovere l'integrazione e l'interazione tra i comitati di quartiere, proponendo la strutturazione del coordinamento dei comitati di quartiere. Si è cercato con fatica di portare avanti questo progetto e accolto in maniera generosa da parte dei vari comitati di quartiere esistenti, si è cominciata un'attività di incontro, di dialogo, di confronto che è iniziata già nell'estate del 2009, quindi ha avuto un lungo percorso, però un percorso dove la dialettica, il confronto e il rispetto dell'autonomia di ogni comitato di quartiere ha permesso proprio la costituzione di questo coordinamento. Il coordinamento dei comitati di quartiere nasce proprio perché la risorsa comitato di quartiere diventi una risorsa a servizio della città, dell'intera città. I comitati di quartiere si mettono insieme perché in questa maniera possono portare avanti le istanze della città senza trovarsi a scontrarsi tra di loro, perché ogni quartiere ha le proprie esigenze, le proprie necessità. Coordinandosi in risorsa a servizio della città si è arrivati appunto a questa realtà nuova, un coordinamento di comitati di quartiere in cui ogni comitato viene rappresentato dai presidenti dei comitati di quartiere e insieme, evidenziando quelle che sono le problematiche o le esigenze di ogni singolo quartiere, si mettono insieme perché si possano poi portare come proposta o come istanza all'amministrazione comunale. Nello scorso anno, nel febbraio del 2011, il sindaco, accettando proprio questa proposta di incontrarsi con i comitati di quartiere, appunto con il coordinamento, avvia questa attività definendo dando una specifica delega ad uno degli assessori
comunali, iniziando con Andrea Milazzo. Poi questa delega viene passata al presente assessore Angilella, che oltre alle altre deleghe, appunto questa delega ai quartieri. Il coordinamento dei comitati di quartiere ha avviato anche con l'assessore Angilella un'attività di incontri e di verifica e di confronto per quanto riguardano le esigenze dei vari quartieri. Ma l'obiettivo principale che si è posto Intesa Civica Solidale è quello proprio di fare in modo che i cittadini prendano coscienza di quella che è la responsabilità che hanno nella partecipazione alla cosa pubblica. Il cittadino ha questa corresponsabilità perché la città deve essere gestita con la partecipazione fattiva del cittadino stesso. Il singolo cittadino o insieme associato nei comitati piuttosto che nelle diverse associazioni presenti nella città deve prendere coscienza di questo impegno, di questa responsabilità. Una responsabilità che porterà sicuramente a cambiare l'aspetto della nostra città, a valorizzare la nostra città, a valorizzare quelle che sono le ricchezze sia umane che monumentali e locali della nostra città. Intesa Civica Solidale, con questo suo programma, vuole fare in modo che il cittadino prenda piena coscienza della responsabilità che ha nella partecipazione alla cosa pubblica. Il cittadino da solo o associato nei comitati piuttosto che in altre realtà presenti nella città deve fare in modo che la sua azione, la sua presenza attiva e fattiva possa portare a cambiare l'aspetto della città, a cambiare la vita, la vivibilità della città. E questo è l'obiettivo che si pone Intesa Civica Solidale. Ed ecco perché promuove la costituzione, promuove i comitati di quartiere già presenti, ma nello stesso tempo la costituzione dei nuovi comitati di quartiere che si possono mettere in rete tra di loro, insieme alle associazioni presenti nel territorio, senza distinzione alcuna o senza preclusione a quelle che possono essere le ideologie di partito o le ideologie politiche, perché la città è dei cittadini. Di tutti i cittadini che insieme debbono costruirla, farla diventare una nuova realtà. E questo proprio come responsabilità nei riguardi anche delle nuove generazioni. Ed ecco l'impegno e la proposta che viene da Intesa Civica Solidale nel promuovere appunto la partecipazione nel territorio. Le generazioni presenti debbono passare il testimone di questo impegno, di questa corresponsabilità, di questa partecipazione alle nuove generazioni perché possano cambiare sempre più e migliorare al meglio l'aspetto della città, la vita della città, una città sempre più vivibile, sempre più attiva, fattiva nei riguardi di tutte le realtà presenti. E inoltre Intesa Civica Solidale vuole fare in modo che la politica prenda coscienza di questo messaggio che sta proponendo, la politica e l'amministrazione insieme. Il messaggio è questo, che la città ha delle potenzialità, delle ricchezze notevoli, presenti anche nei comitati di quartiere, nel coordinamento dei comitati di quartiere. Sono delle risorse che permetteranno alla città, insieme all'amministrazione comunale, insieme alla cittadinanza, a fare in modo che questa città diventi veramente molto più vivibile, sempre più vivibile e sempre più nuova. La democrazia partecipativa come interazione tra società e istituzioni. Il Comitato di Promozione Umana Santa Barbara si sta impegnando attivamente. Abbiamo la fortuna, l'unico quartiere a Caltanissetta, ad avere il vigile urbano, almeno inizialmente per 6 giorni, ora c'è stato elevato e quindi abbiamo solo per 4 giorni. E attivamente, in collaborazione con il vigile urbano, l'ispettore Ferro, stiamo lavorando in silenzio, nel senso attivamente, concretamente con i vari uffici, abbiamo cercato di fare sistemare l'illuminazione pubblica perché per sicurezza. Ora abbiamo un grosso problema che è quello che stanno chiudendo la caserma dei carabinieri, grande preoccupazione, ci siamo mobilitati e stiamo raccogliendo le firme. Purtroppo le cose che non vanno ci sono, il verde pubblico principalmente, le strade, gli attraversamenti, i numeri civici, sono tutte cose che purtroppo si devono sistemare, però da parte nostra c'è tutto l'impegno, abbiamo protocollato tutte le richieste, abbiamo tutte le richieste protocollate ai vari uffici tecnici e speriamo che le cose si risolvano nel più breve tempo possibile.
Questa è la situazione. Certo è un momento di crisi per tutti e quindi sicuramente anche il quartiere sta subendo i ritardi dovuti a problemi economici e questo è, ne dobbiamo dare atto. Cercheremo noi di aggiustare, di far sistemare la scuola pubblica che è chiusa. Abbiamo il problema dell'area dei Vulcanelli, tanti problemi, però piano piano, ripeto, con l'impegno dell'amministrazione e soprattutto con la valenza dell'ispettore Ferro che vigila all'interno del comitato e all'interno del quartiere, le cose piano piano si possono e si devono risolvere con l'impegno di tutti, serve l'impegno di tutti. L'impegno che c'è stato nei confronti della nostra città è nata a San Luca formalmente 4 anni fa, proprio per cercare di risolvere quelle che sono le piccole questioni quotidiane di un cittadino, ma anche per il piacere di stare insieme. L'obiettivo era raggiungere, ecco, ricordo benissimo, quello che era la realizzazione del campetto di quartiere di San Luca, cosa che poi ci siamo riusciti dopo un paio d'anni, con la collaborazione, siamo attenti, del Consiglio Comunale e della Giunta tutta, e noi abbiamo motivato il nostro interesse e pertanto abbiamo ottenuto i primi risultati. Ma la cosa più importante è stata quella di ritrovarci assieme, impegnati per qualcosa e dare senso alla nostra vita per i nostri figli. Questa cosa ha fatto sì che il comitato di quartiere è cresciuto sempre di più e ha dato anche degli stimoli a tutta la cittadinanza. Io ricordo bene in quel periodo poi ne sono nati tanti di comitati di quartiere, al punto che oggi ne possiamo contare 11, ma 11 formalmente costituiti, contando di atto costitutivo, statuto, con l'iscrizione all'ufficio delle entrate. E siamo molto attenti anche a coordinarci, abbiamo bisogno gli uni degli altri, è un'attività di volontariato puro. E noi lo facciamo perché stiamo bene insieme e dà senso vederci per raggiungere gli obiettivi della nostra quotidianità, della nostra città. Da circa quasi 2 anni, ecco, diciamo, anche la politica si è accorta che esistono i quartieri in questa città e hanno voluto dare con l'amministrazione Campisi un suo punto di riferimento. Ci è stato fatto un riconoscimento ufficiale, più che altro politico, in quanto il sindaco Campisi ha voluto inserire tra le varie deleghe di diversi assessori anche quella ai quartieri. I quartieri fanno un servizio solo ed esclusivamente di volontariato, non c'è un riconoscimento ufficiale o meglio ancora statutario, ognuno lo fa, da chi da qualche anno, chi come il quartiere di cui io mi onoro di rappresentare da oltre un decennio e altri quartieri ancora prima di noi. Quindi il nostro è un servizio di volontariato. Crediamo di aver fatto qualcosa che sia utile alla nostra collettività. Mi viene così in mente ciò che è successo l'anno scorso proprio nel luogo in cui ci troviamo, che quasi per un mese senza nessuna spesa dei quartieri di questa città hanno fatto un qualcosa a costo zero e per un mese hanno animato la città mettendo in mostra ciò che è il bello che ognuno ha nel connettivo del suo quartiere e quindi ci sono state manifestazioni, teatro, canti, animazione, di chi più ne ha più ne mette e per un mese a costo zero questa città ha dato dimostrazione di ciò che è il tessuto, ha tirato fuori le realtà e anche, perché no, diciamolo, tutto ciò che è di carismatico in un quartiere. Certo, oggi quando noi ci accorgiamo che diversi quartieri sono riuniti a mettersi insieme in una città in cui difficilmente lo stare insieme è visto, perché questa è una città, mi dispiace dirlo, e con molta amarezza, in cui si ispira di più all'egoismo, all'egocentrismo che allo stare insieme. Vedere diversi quartieri che sono nati per difendere il proprio territorio, per portare in mostra determinate realtà, credo che per Caltanissetta già sia un grande balzo in avanti. Mi auguro che questo possa continuare, ma soprattutto mi auguro che lo capisca la politica, perché ahimè, io credo che ancora la politica, se ha dato un riconoscimento, ancora non è riuscita a capirlo che c'è questa realtà e che i cittadini che fanno parte di questi comitati di quartiere non sono per nulla antagonisti ai politici e neppure, credo, perlomeno me lo auguro, chi li rappresenta ha voglia di potere o di poltrone.
che sia chiaro, è semplicemente un dare un contributo, e ribadisco ancora una volta, gratuito e volontariamente, perché ci sia un riscatto giustamente del quartiere in cui si rappresenta, ma soprattutto della città intera, perché Caltanissetta torni a essere quella città come lo era nell'Ottocento, nel Novecento, una città viva, in cui si vedeva, una città laboriosa, in cui si aveva l'orgoglio di essere nissene e lo si diceva. Non credo che oggi si possa dire la stessa cosa. Io mi auguro che ciò possa ritornare a esserlo, e questo possa avvenire grazie anche al contributo che i quartieri possono dare. Io direi che il disagio c'era, ora non bisogna, è stato il quartiere da molti anni è stato abbandonato dai nostri amministratori. Oggi, grazie al cittadino, all'abitante del quartiere, il quartiere sta riemergendo, è attenzionato, perché tra le altre cose è il quartiere dove è nata la città. È il quartiere dove, come opere pubbliche, ce ne sono delle bellissime opere. C'è la chiesa di San Domenico, c'è la cripta, abbiamo il cimitero monumentale, Santa Maria degli Angeli, quindi è uno dei più bei, monumentalmente, dei più bei quartieri, più bei quartieri della città. Oggi il nostro impegno è quello di cercare di fare attenzionare nel miglior modo possibile il nostro quartiere, perché lo merita, e vogliamo collaborare con l'amministrazione comunale affinché questo abbandono, questa dimenticanza da parte delle fasce politiche possa mettersi da parte e possano attenzionare di più il quartiere. E un'altra cosa che a me preme che noi all'interno del quartiere vogliamo fare un centro di aggregazione sfruttando il campo adiacente al campo bocce, per dare la possibilità ai ragazzi di uscire fuori dal degrado e dalla devianza minorile. Allora, alcuni sì, sappiamo, mi sembra che San Luca c'è un comitato, oppure nella zona dove avete dato cognato, dove potrebbero essere utili, questo non lo so, perché io non faccio parte di nessun comitato, perciò non lo so. Secondo me sì, possono aiutare, poi non so che dire. Credo di sì, anche perché se sono nati, se i comitati di quartiere, penso servono a qualcosa, sì, credo di sì. Sì, ne ho sentito parlare. Qualcuno tipo Santa Barbara, mi sembra, o San Luca, qualcosa del genere, sì. Penso che siano importanti per la vita politica dei nissene, perché basta dare la parola al comitato di quartiere, invece di andare a intervistare ognuno o andare a cercare i voti singolarmente, è meglio fare coordinare come comitato di quartiere. Sì, ne conosco qualcuno, tipo San Domenico, San Luca. Importante anche per far sapere magari i disagi o problematiche che ci sono, di sicuro sono importanti. E ci sono i comitati di quartiere, cioè, li vedo quasi tutti i giorni. No, non sono a conoscenza. No, io abito in via Filippo Paladino e non abbiamo nessun comitato, ma bisognerebbe avere l'iniziativa di realizzare e fare questo comitato di quartiere. Per la vita politica no, per gli interessi del quartiere sì. Quindi un comitato bisognerebbe istituirlo ogni quartiere, ma non per la questione politica. No, io direi che in questo momento la vita politica bisogna non parlarne proprio. Nel 2013 ne riparleremo per quanto riguarda la politica. Per quanto riguarda le altre cose, ne possiamo parlare.